Io vengo a realizzare a Gela il primo impianto di distribuzione metano per auto e ho, come dire, la sfortuna di doverlo realizzare proprio di fronte alla raffineria. Da lì inizia un percorso quasi di contrapposizione, quasi antitetico con la raffineria, anche perché il metano col petrolio di per sé sono quasi antitetici, no? O usi uno o usi l'altro, ma soprattutto inizia una guerra relativamente, dico guerra tra virgolette, nel senso di segnalazioni alla guardia costiera, ai carabinieri per le continue emissioni. Stiamo parlando di 20 anni fa e stiamo parlando di un braccio di ferro che ho condotto in qualche maniera da solo in quel caso, fino a 4-5 anni fa, quando fu comunque che a Gela, avvenne una sommossa, come dire, una sommossa popolare per la questione del petcock, che fu considerato infine dal Parlamento tramite una legge un combustibile, mentre noi sappiamo che era uno scarto. I ragazzi scesero in piazza a dire meglio morire di cancro che morire di fame. Onestamente mi ritrovai abbastanza solo e decisi di fare una scelta: meglio vivere senza la paura di morire che dover lavorare con la paura di morire, e lasciai l'azienda di punto in bianco. Probabilmente avevo anche subito quello che non sapevo, era un danno morale, un danno esistenziale, forse anche psicologico. A distanza di tempo incontro questi ragazzi di Milazzo, Marano, con l'avvocato Giardina, tramite Facebook, questi social network che ormai diventano veramente uno strumento fondamentale, e mi spiegano che vi è la possibilità di dimostrare che quel danno, quello che mi era successo, in realtà non era un problema soltanto mio, ma era un problema ambientale, era generato da queste emissioni, questi cattivi odori che arrivano e arrivavano e avevano influenzato la mia vita. Quindi decido di affiancarmi a loro. Abbiamo portato avanti un programma abbastanza minuzioso, abbiamo già presentato in procura l'accesso agli atti e settimana prossima presenteremo ufficialmente la denuncia, non solo a nome mio ma a nome anche di altri che si stanno inserendo, perché sembra quasi che mentre anni fa la situazione era ben diversa, oggi c'è una sensibilità, c'è una voglia di riscatto che prima non c'era. Ci sono delle componenti che stanno facendo sì che vi sia un coraggio, ecco, un coraggio di denunciare, perché alla fine è un problema fondamentale, secondo me. Io mi sono fatto l'idea, infatti oggi noi stiamo distribuendo questo testo, che è un testo per me fondamentale, Industrializzazione senza sviluppo, Gela, una storia meridionale, di due sociologi. Questo per me è una Bibbia, perché fu scritto nei tempi della costruzione della raffineria a Gela da questi due sociologi che furono assunti dall'ISBET, società di pubbliche relazioni dell'ENI, per realizzare un'analisi sociologica sull'impatto ambientale che avrebbe avuto la raffineria allora. Stiamo parlando che siamo ancora prima degli anni 70. Questi due signori che vennero a vivere a Gela e studiarono il territorio con molta attenzione, arrivarono a dimostrare che l'industria avrebbe devastato un territorio. L'industria arriva in questo microsistema che era quello di Gela, con una sua identità, una sua vocazione agricola, una sua storia, una sua cultura, e non riesce a integrarsi, non riesce a interagire in modo da determinarne un'evoluzione civile proiettata a una società benestante. Infatti si dice qui industrializzazione senza sviluppo, e siamo in tempi in cui ancora non si parlava di inquinamento, non si parlava di ambiente, non vi era una cognizione ecologista. Ora, perché questo testo è quasi simbolico? Perché
quando gli stessi lo presentano ai loro datori di lavoro, ovviamente vengono subito cacciati, licenziati, e ovviamente gli viene intimato di non pubblicarlo, e alla fine infatti loro rimasero a Gela, addirittura in difficoltà economiche, per anni non riuscirono a pubblicarlo, finché dopo vari anni un editore, Franco Angeli, riuscì a pubblicarlo, e misteriosamente scomparì il testo da tutte le librerie, no? All'indomani della pubblicazione. Perché? Perché questo che vuol dire? Vuol dire che qua c'è un problema, innanzitutto un problema culturale, cioè noi abbiamo vissuto nella convinzione che questo modello di sviluppo industriale fosse un modello efficace ed efficiente, e soprattutto ci siamo convinti, e in qualche maniera ci hanno convinti, che noi non fossimo adeguati a questo sistema di sviluppo. Però oggi la situazione è cambiata, infatti arriviamo al fatto che io personalmente, come diciamo piccolo imprenditore che non ho altre ambizioni né di politica né di altro, chiedo un risarcimento per me, ma mi rendo conto che equivale un po' a quello che dovrebbe chiedere un territorio intero, cioè un riconoscimento storico di un danno che è stato perpetrato, e è stato perpetrato con la consapevolezza di farlo, perché questa è la prova che già si sapeva che cosa sarebbe successo. E in più, per finire, oggi vi è, oltre al danno, la beffa che l'economia è completamente devastata, quindi non solo abbiamo un degrado ambientale che si manifesta in tutte le sfere della nostra società, del nostro territorio, perché tutti i settori sono morti, no? Dall'agricoltura alla pesca, al turismo, all'archeologia, ma proprio anche alla società. Qua ci spiegano per esempio come la mafia non esisteva a Gela prima dell'industria, è venuta dopo, ma non esisteva questo tipo di subciviltà. La comunità europea oggi ci considera depressi e sottosviluppati, no? Ecco che oggi però sono cambiate le cose, perché è dimostrato, infatti non c'è nulla di male a dire io chiedo un risarcimento, perché il risarcimento è una rappresentazione di un riconoscimento morale, proprio perché la comunità europea dice che chi inquina paga, e questo è un principio fondamentale.